Qui un attimino perché prima della pubblicità io vorrei andarmi a collegare con Milano, dove alla Borsa Internazionale del Turismo c'è la nostra Jessica Balestra che ci sta raccontando delle nostre bellissime marche in vetrina. Ieri peraltro è stata la giornata dedicata anche alla Riviera delle Palme. Buongiorno Jessica. Eccoci qua, buongiorno Stefania, un caro saluto a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, terzo e ultimo giorno di BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, chiude questa edizione 2024 all'insegna dei grandi numeri. Una giornata anche questa fitta di appuntamenti. Ieri abbiamo ricordato, nel nostro servizio è andato in onda la presentazione di San Benedetto, la regina della Riviera, la regina delle Marche, così come l'ha definita il sindaco Antonio Spazzafumo, e l'assessore al turismo Cinzia Campanelli ci ha svelato in anteprima quelle che saranno le novità, l'evento clou dell'estate, il San B Sound Festival, un evento dedicato ai giovani, ma non solo, che si arricchirà quest'anno con un DJ Time composto da un quartetto di pionieri del genere, se lo vogliamo definire così: DJ Fargetta, DJ Albertino e poi ancora DJ Prezioso e Molello. Questo sono un po' in esclusiva i quattro nomi che animeranno la serata Dance in Riviera. E peraltro questa mattina sentivo che parlavate di montagna in studio. Ebbene, le Marche si presentano plurali, come sono nella loro declinazione, ma anche unite naturalmente da nord a sud. Ieri mattina ha inaugurato la giornata San Benedetto del Tronto, questa mattina invece i lavori partiranno con Senigallia, che si contende con la Riviera delle Palme il titolo di regina della Riviera Marchigiana. Che cosa accadrà? Vedete alle mie spalle c'è il corner allestito per i panel di conferenza. Alle 10.30 si inizierà con la prima conferenza, nel corso della quale Senigallia presenterà il raduno internazionale delle Harley Davidson, che sappiamo essere un evento di grande richiamo per tutti gli appassionati delle due ruote. E poi ancora il gusto protagonista alle 12, l'appuntamento con Tipicità, sempre qui nel corner che vedete alle mie spalle. Vi racconteremo il gusto, che è un po' il fil rouge di questa edizione 2024, inaugurata con lo show cooking del Firmamento Stellato, proseguita ieri a pranzo con le deliziose portate preparate dall'Unione Regionale Marche Cuochi, e ancora oggi appunto Tipicità, per scoprire le bontà culinarie delle Marche e dei nostri territori, dalla montagna alla costa, passando naturalmente per la collina. Una mattinata ricca che proseguirà con una delle altre conferenze dedicata al Galpiceno, nel quale sarà svelato il piano turistico che riguarda appunto tutto il territorio del sud delle Marche. Poi ancora tanti eventi in calendario. Ecco, una di quelle giornate che sicuramente ci permetteranno di raccontare al meglio e di chiudere in bellezza questa tre giorni. Jessica, devo dire che la linea, la politica turistica viaggia anche nella direzione dell'ecosostenibilità, tanto è vero che ieri il sindaco Spazzafumo ricordava i chilometri di pista ciclabile e la riserva regionale Sentina, che insiste proprio nel territorio sanbenedettese, un territorio che guarda molto alle bellezze naturalistiche e quindi anche alla mobilità sostenibile. Esatto Stefania, perché quando si pensa alle città di mare, e la città di San Benedetto del Tronto può sicuramente vantare su una storia, un pedigree famoso anche per la movida che si ha lungo la costa, ma non è soltanto questo. La riserva della Sentina ne è senz'altro un esempio. È stato presentato un progetto che peraltro ha intercettato dei fondi europei e che punta proprio ad un turismo di nicchia, che non è più di nicchia a dire il vero, perché come avete sentito dalle parole
parole del presidente del BILM Tronto negli stand, o meglio nei vari desk che sono qui accanto. Ricordiamo, per dare qualche cifra, ci sono circa 40 tour operator delle Marche. La richiesta prevalente di chi si avvicina, siano semplici cittadini, siano semplici visitatori o siano agenzie di turismo, è proprio questa: intercettare delle offerte che puntano alla riscoperta dei territori incontaminati, dei percorsi naturalistici che non sono affatto noiosi, anzi possono dare il vita ad una vacanza all'insegna del relax, ma anche della scoperta delle bellezze di un territorio che ha tanto da raccontare, tanto da dire, appunto, dalla montagna alla collina al mare. Grazie alla nostra Jessica Balestra e a Giuseppe Carbonara per il supporto tecnico. La nostra troupe continua a lavorare per poi darvi conto di questa mattinata, la terza alla Beat di Milano, nel corso del nostro telegiornale. Quindi vi ringrazio e ci sentiamo nel prossimo collegamento.